Io sono Cristina Mirkovic del metodo Mirkovic e questa sessione YouTube è dedicata a tutti i genitori che seguono, vorrebbero seguire i loro bimbi nell'apprendimento, nello studio di violino a casa a livello quotidiano. Il perché di questa sessione? Perché se un genitore in realtà sa come dare una mano al bambino nella conversione dallo spartito al movimento del braccio, mano, dita e l'archetto, diminuisce se non del tutto scompare la frustrazione dell'apprendimento di violino a casa a livello quotidiano, anche se sono 20 minuti, mezz'ora, se il bambino non lo sa e il genitore neanche, diventa una frustrazione e nello stesso tempo aumenta la consapevolezza di un progresso personale del bambino e di conseguenza aumenta l'entusiasmo di progredire sempre più velocemente e insomma si crea un circolo virtuoso. Finora abbiamo parlato della mano destra e prima di iniziare con la mano sinistra abbiamo già detto che la mano destra mi ha spartito il ritmo. I movimenti dell'archetto sono legati ai valori delle note, alla pronuncia delle note. Arriveremo. La mano sinistra è legata soprattutto alle altezze delle note, ossia rispetto allo spartito, quindi come convertire queste altezze nei posizionamenti delle dita sulle corde, ossia sul tasto. Ma prima di ciò posizioniamo la mano sinistra e quello che voi dovete osservare con molta attenzione a livello quotidiano per mantenere il posizionamento corretto della mano sinistra sul manico del violino. Vi dirò soltanto due cose basic per tenere nella mente su cosa concentrarsi quando si osserva questa posizione corretta della mano sinistra sul manico. E se vedete questo gradino qui all'inizio, gradino piccolissimissimo dal quale parte il tasto nero e il gradino è pure nero, questo gradino e il manico sono due parole che devono essere memorizzate al 300%. Mano sinistra rimane dritta, polso dritto, niente vassoio col caffè, dritta, indice e pollice, due dita che abbracciano il manico, dove e come. Indice accanto al gradino all'inizio della prima falange, eccolo qui, gradino e indice all'inizio della prima falange, non sul gradino, next to, accanto il gradino, pollice, seconda falange, un po' più in avanti rispetto all'indice e voilà. Polso dritto, ho già detto, ripeto. Le dita rotonde coi polpastrelli e separate tra loro, coi polpastrelli direzionati verso il manico e verso le corde, non in giro, dritte o così, semplicemente rotonde separate coi polpastrelli direzionate per colpire le corde. Questa è la posizione della mano sinistra sul manico. Quindi due cose principali: gradino, indice prima falange accanto al gradino, pollice seconda falange rispetto al indice un po' più in avanti. Ricordatevi anche che ci deve essere uno spazio tra la mano e il manico, quindi niente mano fino in fondo, sempre spazio sufficiente per far entrare l'archetto dentro, polso dritto, niente vassoio in mano, dita rotonde separate tra loro, niente attaccate, incollate, dritte, in pugno, no, rotonde con i polpastrelli orientati e direzionati per colpire le corde. Questa è la posizione che non deve mai essere compromessa minimamente durante l'esecuzione, non sarà possibile. Ma insistendo su questa posizione corretta della mano sinistra sul manico, lo si otterrà dopo migliaia ripetizioni. Per sapere di più visitate la mia scuola online metodomirkovic.com oppure fate subscription metodomirkovic oppure non esitate a chiedermi tutto ciò che vi perplime e che pensate che potrebbe contribuire all'apprendimento incentivato del vostro studio col vostro bimbo a casa a livello quotidiano. Grazie.